мешкуні. Я забавна тут тобі. Дома дама мюцамі. Я ваш козикарі. Сіда мама северіця. Сіда мама северіця. Дома муста тачапіця. Дома там навірані. Та вичина шкіцашкі. І на куанна рушкаві. Та сяну мешкуні. Орі норча мога мішка вику жіркену. Дова сева піза юду фришка. Ця рімаста золо ю. Buonasera amici sportivi, benvenuti all'appuntamento con Extratime Zona Napoli. Questa sera ci ritroviamo ahimè con un Napoli che perde il suo primo posto in classifica. Viene superato da Inter e Fiorentina in una partita difficile a Bologna, dove non basta la doppietta di Higuain per ottenere il risultato che speravamo tanto. Il Napoli insomma attraversa questa partita difficile e secondo me la difficoltà è stata soprattutto psicologica, l'approccio psicologico alla partita, dove il primo posto ha recato delle certezze che, come dice anche Sarri, non hanno dato sprint alla squadra e risultata meno combattiva del solito. Inoltre, dopo il primo gol subito, il Napoli ha permesso delle ripartenze alle quali non siamo abituati in questo campionato, insomma. E quindi abbiamo visto un po' una partita difficile, ma di questo e di tanto altro parleremo insieme ai nostri ospiti in studio e insieme a voi da casa, perché vi ricordo di contattarci in diretta per interagire con noi e con i nostri ospiti, anche perché è ancora in atto il concorso Vieni allo Stadio con noi. Quindi chiamandoci avrete la possibilità di vincere un ingresso gratuito al San Paolo offerto da Viaggio a Tempo Libero Napoli. E questa sera, per la prima volta, dato che non lo faccio mai, vorrei fare io i complimenti a Marco Martone per il suo cambio di look. grazie Delia, buonasera. Sottolineo il mio cambio di look. Mi consenti allora di salutare l'amico Raff di Piazzetta Portanova. Il merito o la colpa, questo è secondo dei giudizi, ma sicuramente il merito è suo per questo minimo di cambio di look che ogni tanto ci vuole. Hai detto bene in presentazione di questa puntata, è stata una domenica un po' amara per il Napoli, però io dico subito calma e gesso, perché non è successo assolutamente nulla, è stata una battuta d'arresto e ci può stare dopo un campionato condotto ad altissimi livelli. Certo, la partita di Bologna offre lo spunto per una serie di riflessioni che faremo con i nostri amici in studio e speriamo anche con voi da casa, perché c'è da capire cosa ha portato il Napoli ad avere un approccio così sbagliato alla gara, se ci sono motivi di carattere mentali, come ha detto Delia, oppure c'è qualche problema di natura fisica. Parleremo di questo e di tanto altro in una puntata molto importante, perché veniamo appunto dalla sconfitta di Bologna. Ci prepariamo alla sfida di Europa League di giovedì, che dal punto di vista della classifica non ha alcun tipo di rilevanza, ma è importante per capire anche la prima reazione della squadra alla sconfitta di Bologna, vedere anche il turnover massiccio che farà Sarri, ma soprattutto ci avviamo verso una partita fondamentale per il campionato del Napoli in questo momento, che è Napoli-Roma, ma molto importante anche per il rapporto che c'è tra le tifoserie e per i ricordi tragici che evoca lo scontro purtroppo tra le tifoserie, una parte dobbiamo dire delle tifoserie di Napoli e Roma. E tra l'altro nel corso della puntata vedremo anche un'intervista in esclusiva al sindaco Luigi De Magistris, che ha concesso ad Extra Time Zona Napoli. Il sindaco ha parlato, lo vedrete, di tante cose, del Napoli, ha parlato di Sarri, dello stadio e anche di un ricordo molto sentito di Ciro Esposito. Però non voglio anticipare tante cose, direi di entrare subito nel vivo della trasmissione presentando Delia i nostri amici ospiti. Allora, questa sera una figura femminile. Abbiamo con noi Adriana De Maio, giornalista di Radio Club 91 e Teleclub Italia. Esatto, buonasera a voi e buonasera a tutti i telespettatori da casa. E con noi il padrone di casa, Saverio Passeretti, presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club. Buonasera e bentrovati. Abbiamo Massimo Sparnelli, ex ufficio stampa della SSC Napoli e attualmente vicepresidente della USSI Campania.
Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Massimo, buonasera. E abbiamo con noi Ferruccio Fiorito, giornalista di Radio CRC. Buonasera a tutti. È un saluto particolare, io lo faccio sempre quando viene qualcuno di Radio CRC, perché io resto sempre molto legato alle strutture dove ho lavorato, non a tutte, però insomma CRC è una di quelle famiglie a cui sono legato particolarmente in tempi ai noi un po' lontani. Ho lavorato con grande profitto, ma con grande passione soprattutto. Quindi un caro saluto a te e a tutti gli amici di Porterò CRC. Porterò i tuoi saluti agli altri. Allora Delio, io direi di entrare subito in trasmissione. Qua insomma Scheda ha cercato di riassumere un poco tutti i spunti che ha offerto questa partita. Adriana, partirei da te, se non altro perché abbiamo il piacere, e non capita sempre, di avere una collega donna nel nostro studio. Tu questa partita come l'hai vista e come valuti la prestazione del Napoli? Il calo c'è stato, da un certo punto di vista possiamo dire che il continuo del calo che avevamo visto già contro l'Inter, purtroppo, anche se secondo me è un caso che va contestualizzato nella partita di Bologna, perché i 18 risultati positivi fatti fino a questo momento non si possono cancellare con una battuta d'arresto. Per me quella è la certezza, per me quello è il vero Napoli, per me quello è il vero gioco del Napoli. Un calo ci sta perché è fisiologico e paradossalmente, nonostante il recupero, alla fine io, tra virgolette, sono più contenta che sia arrivata la sconfitta, perché dalla scossa ed evidenzia dei problemi che ci sono, perché è inevitabile che ci sono, vuoi la stanchezza, vuoi il solo Higuaín che segna, perché l'abbiamo detto mentre guardavamo il servizio. Segna soltanto lui, Callejon, che l'anno scorso segnava, quest'anno non vede più la porta, almeno in campionato, perché in Europa League almeno si alternano, perché giocano, non giocano poi tutti i titolari, però in campionato segna soltanto Higuaín, e quello è un dato. E i gol che ha subito il Napoli sono gol che non abbiamo mai subito in questo campionato, sono quelli che ci fanno ricordare un po' il Napoli di Benitez, quindi secondo me è un caso, non drammatizzerei. Ho sentito tantissime cose, tantissime critiche in merito a questa partita. Secondo me una battuta d'arresto ci sta, ed è giusto che sia arrivata ora, prima della partita contro la Roma, che è una partita che ti dà motivazioni, che ti trovi da solo. Però dalla scossa, e quindi Sarri che è saggio e sicuramente avrà parlato, avrà riflettuto, avrà messo i giocatori sotto, avrà evidenziato tutti i problemi che ci sono stati in questa partita, prima di tutto l'impatto alla partita mentale che non c'è stato. Io devo dire che le critiche a cui fa riferimento tu fanno parte di quel nuvolo di persone che aspettano lì sul letto, esatto, del fiume, che passa il cadavere, stia lì, sono pronti. Anch'io le ho sentite alcune critiche, alcune anche fondate, altre assolutamente campate in aria. Saverio, però il Napoli rimane in alto. Il Napoli rimane in alto e soprattutto quindi rimane a una distanza minima dalla prima. Io poi ho sempre, adesso non lo dico per fare il discorso della volpe e l'uva, però anche in tempi non sospetti, 2-3 settimane fa, quando il Napoli pareggiò con il Genoa, io dissi: a volte non è detto che non sia meglio stare dietro le quinte, stare lì pronti all'assalto finale, che non fare da battistrada, esatto. Perché poi il Napoli è una squadra che ai noi non è abituata a fare da battistrada. Questo non è per consolarci, ma l'importante è stare lì a un tiro di schioppo dalle prime. Saverio, Adriana faceva riferimento a Sarri. Sarri tra l'altro aveva avvertito della difficoltà di questa partita, è una cosa che solitamente gli allenatori fanno sempre per ogni gara, però in particolare lui aveva detto: temo questa partita in maniera particolare. L'aveva detto perché era convinto di un calo di tensione, come è successo a Bologna, ma è anche normale dopo 18 risultati utili consecutivi che una squadra non abituata all'alta classifica, o quantomeno non abituata a guidare la classifica, perché il Napoli è stato bello ed è bello, ci ha fatto divertire, ci fa divertire, fino al momento in cui non è arrivato lì al primo posto. Stando lì ci sono delle responsabilità in più. In questo momento la squadra, almeno la stragrande maggioranza dei suoi calciatori, non sono abituati a questo tipo di palcoscenico, per cui le responsabilità aumentano. Però io personalmente, come tifoso, come presidente dei Napoli Club, credo che sia solamente un incidente di percorso che ci può stare, perché tanto è vero che poi il secondo tempo, quando il Napoli ha deciso, oramai risultato acquisito, di divertirsi e di farci divertire, ha fatto in pochi minuti due gol con Higuaín. È una sconfitta che non bisogna assolutamente drammatizzare. Il Napoli sicuramente riprenderà quello che è il suo cammino, però non dimenticando tutti quanti noi tifosi addetti ai lavori le parole di Sarri a inizio stagione: dobbiamo migliorare il quinto posto dell'anno scorso. Ecco, per cui dovremo essere tutti quanti tranquilli e sereni e coerenti fino in fondo, perché questa è una squadra che sicuramente continuerà a darci delle grosse soddisfazioni.
Massimo, è stata una partita anche condizionata dagli episodi. Prima, appunto, mentre vedevamo il filmato, Adriana appunto ha detto se fosse entrato il tiro di Caglione o se Caglione avesse passato a Higuaín, che era praticamente solo davanti alla porta, sarebbe stata tutta un'altra partita. Adesso noi non ci possiamo appellare agli episodi, anche se nel corso della trasmissione parleremo anche degli arbitri. Invece mi voglio applicare. Allora, ne hai facoltà. Perché il calcio è fatto di episodi. Cioè, io sono un po', diciamo, stasera al contrario, sia all'idea di Adriana e un po' anche alle tue, e anche di Delia, perché il Napoli... calo fisico, ma il Napoli negli ultimi due minuti ha fatto due gol, signore, perché qua quale calo fisico? Se una squadra non riesce a fare due gol in due minuti, il Napoli ha lottato... Non parlo di calo fisico. Io ho sentito la scheda pure di Marco che ha parlato di calo fisico e calo... Parlavo di ipotesi, quali saranno gli spunti? Questo erano degli interrogativi. Diciamo che ho citato voi, ma per citare un po', naturalmente, non sono delle accuse personali, per carità, ragazzi, è un modo di dire adesso... Sì, per carità, dico nel senso che si parla già di calo fisico, calo mentale, approccio sbagliato alla partita, ma nulla di tutto questo, secondo i signori miei. Secondo me, un po' lasciamo perdere il portiere del Bologna, ha fatto una grande parata, il buon Mirante di Castellammare, che ogni volta che sfida il Napoli ne combina di tutti coloro nei confronti del Napoli, diciamo, in maniera negativa. Ma soprattutto un gol in fuorigioco, voglio dire, ma noi ci dobbiamo dimenticare, perché... non perché vogliamo fare del vittimismo, ma dare un gol del genere, anche se era difficile vedere quell'azione, però il gol è in fuorigioco, voglio dire, cioè è un fuorigioco, voglio dire, evidente, la squadra è passata in vantaggio il Bologna con un gol irregolare, e questo bisogna dirlo. Io torno a ripetere, non sono d'accordo sul fatto del calo fisico, non sono d'accordo sul fatto del calo mentale, perché soprattutto una squadra, se ha queste due componenti, non riesce a fare due gol negli ultimi due minuti. E se mancava ancora qualche minuto in più di recupero, forse pareggiavamo anche questa partita. Sono episodi, è una partita nata male. Forse voglio essere d'accordo giustamente con Saverio, che dice che la squadra dopo 25 anni, signori cari, parliamo, non è che sono un anno, 25 anni, stare al primo posto in classifica, questo ha potuto accadere, che in effetti la squadra ha la responsabilità di questo primo posto in classifica, non tutti sono preparati a gestire delle situazioni del genere, però per il resto non sono, torno a ripetere, sono convinto che Napoli già dopo la partita di giovedì con i Lecce, che è una formalità, ma soprattutto quella con la Roma, ci sarà un altro Napoli, il solito Napoli che abbiamo visto. Ferruccio, vedevo che in qualche modo condividevi... Io condivido la questione del non calo fisico del Napoli, perché una squadra che riesce a fare due reti negli ultimi minuti è una squadra che non ha problemi fisici. Le stesse conferme mi sono arrivate paradossalmente nella sfida contro l'Inter, quando ha tenuto l'attacco dell'Inter negli ultimi minuti, anche grazie a un po' di fortuna, però insomma i pali sono lì perché qualcuno ce li ha messi. Vorrei fare anche un ragionamento differente. Il Napoli ha affrontato un Bologna che da poco ha cambiato un allenatore e che ha rivoltato completamente la squadra e ha dato fiducia a questa squadra. Quindi era anche probabile che Napoli incontrava una squadra particolarmente motivata, sia perché il Napoli era la capolista, sia perché Donadoni c'ha un po' di rancore nei confronti del Napoli, quindi credo che sia stata una partita... Lo puoi dire, anche, perché a Napoli, voglio dire, non ha ottenuto risultati, però io che lavoravo con il Napoli, quindi ho visto diversi allenatori, D'Avea, Mazzarri e Donadoni in prima linea, diciamo, stando lì tutti i giorni a Castelvetro, io ti dico che Donadoni, da un punto di vista tattico, fra questi tre è il migliore, secondo me è uno dei migliori allenatori italiani. Per fermare la partita, secondo me è uno dei migliori allenatori italiani. A Napoli, se posso continuare, Napoli ha pagato lo scotto. Napoli ha pagato lo scotto che veniva con la nazionale. E quindi si apriva quell'area un pochettino, dice, io sono l'allenatore della nazionale. Certo. Adesso invece gli è finito questo fatto. Secondo me è uno dei migliori allenatori italiani, Donadoni. Quindi non ne facciamo drammi, una battuta d'arresto, tutto qua. Ci arrestiamo ora noi per la pubblicità. Esatto, volevo ringraziare Biflan Pelletterie e Antonella Romano Borse. Questa sera non inquadriamo le borse perché stanno preparando la nuova collezione e quindi la settimana prossima vedremo le nuove borse. E ringraziamo il pastificio Rummo che anche questa sera mette in palio 5 kg di pasta Rummo per le prime 5 chiamate. Quindi dopo le 9 mi raccomando chiamateci. E ringrazio Viaggio del Tempo Libero Napoli che offrono l'ingresso gratuito al San Paolo. Però ci rivediamo fra pochissimo dopo la pubblicità. A tra poco. Fiat Esposito, il mondo Fiat a portata di mano.
Le novità, le anteprime di tutti i modelli, promozioni esclusive, una scelta che va oltre la vendita, con officina e assistenza specializzata, ricambi originali. Fiat Esposito, via Circonvallazione Esterna 6, Melito Napoli, telefono 081 70 10 900. Break Coffee. Una sferzata di energia, avvolta dal cioccolato. Break Coffee, anche al limone e Cointreau, da Crispo. Un mondo di gioie ed emozioni per i tuoi regali, tra le più note ed importanti di Napoli. Da oltre 20 anni, un punto di riferimento per esclusività, novità ed anche convenienza. 4 negozi per accontentare ogni desiderio. Esposito Gioielli, vendita gioielli, con Antigua, orologi e accessori. Esposito Bomboniere, articoli da regalo e bomboniere. Esposito Ford Partner Twins. Un punto di riferimento per chi ha una Ford o vuole acquistarne una nuova. Tutta la gamma con condizioni davvero speciali. Il centro assistenza Ford Service. I ricambi originali. Ford Partner Twins. Per Aversa, Melito e Nola. Via Circonvallazione Esterna, Melito. Telefono 081 701 0994. Dalle fattorie Marciano arriva la freschezza. Uova consegnate tutti i giorni. Un modernissimo allevamento di galline ovaiole, alimentate con le migliori selezioni di mangime, prodotto in proprio. Benessere e salute, ieri in fattoria, oggi sulla vostra tavola. In pratiche confezioni, che trovate nei migliori alimentari e supermercati. Fattorie Marciano, via Macedonia, Contrada Monte 83, Sant'Anastasia. Subito il contributo di Jesse Imballaggi. È pronto dalla regia? Visto che l'abbiamo dimenticato prima. E vi ricordo che Jesse Imballaggi si trova in viaggio Giuseppe Meazza 39, cittadella di Casoria, Napoli. Telefono 081 584 2448. Sito internet www.gsimballaggi.it. Ah bene, abbiamo allora colmato la lacuna e riprendiamo la discussione partendo da Adriana, perché durante la pubblicità si era infatti la discussione è continuata in maniera molto vivace, quindi riprendiamo dalla sosta. Della vivacità, no? È bello, sì. Quando poi anche a telecamere spente si continua a parlare. E, no, dicevo, perché per come stiamo dipingendo il Napoli, pare che abbia giocato bene, in realtà Napoli ha giocato male lunga parte della partita. Sono d'accordo con tante delle cose che avete detto, soprattutto sul fatto di non drammatizzare, l'ho detto anch'io. Per me il calo fisico, se non è generale di tutti i giocatori, è sicuramente di alcuni giocatori, è di Allan, è di Jorginho, è di Amsic ed è del centrocampo, che in queste inizio di stagione, diciamo da Empoli in poi, ha supportato tantissimo la difesa, cosa che in questa partita contro il Bologna non ha dato. Che la difesa del Napoli è stata sempre impeccabile anche grazie all'aiuto dei centrocampisti. Poi voi che ci mette anche quell'infortunio di Reina, che ha parato di tutto e in questa partita ci è andata male pure quella, quindi è tutto un insieme di cose. Io sono contenta perché poi c'è stata la reazione, quindi ti fa capire che benché l'approccio alla partita secondo me non c'è stata, non vi so dire perché, probabilmente perché ecco, le vertigini hanno fatto male a questo Napoli, però la reazione c'è stata, io è da lì che parto ed è lì la mia, diciamo, il mio punto fermo. Però adesso io chiedo, Saverio, partendo da te, dopo la partita con l'Inter, che è stata una partita giocata bene dal Napoli, perché poi gli ultimi minuti, insomma, un po' di braccino corto, ma lì se Andanovic non fa quella parata finisce 3-1, però dopo quella partita Sarri promise un cazziatone ai giocatori dicendo io li rimprovererò su quella finale di gara. Secondo te adesso dopo questa partita col Bologna quale sarà l'atteggiamento del tecnico nei confronti, al di là di quello che ha detto pubblicamente in conferenza stampa? Il tecnico è una persona seria, un gran lavoratore, ha dimostrato quello che è il suo valore allenando squadre come l'Empoli e facendogli praticare un bellissimo gioco. Probabilmente il tecnico si rende anche conto del valore della rosa del Napoli in questo momento ed è ovvio che se tu giochi sempre con Amsic, Jorginho ed Allan
Un calo fisico può esserci ed è anche normale. Il primo a saperlo è proprio lui. Adesso sarà lui prendere i provvedimenti giusti, perché, ripeto, è una persona seria, una persona capace, una persona preparata, e lo ritengo anche un ottimo psicologo. Io penso che tu che di calo fisico, che ribadisco, secondo me non c'è stato, dovremmo parlare di troppi errori di distrazione del Napoli. Ho rivisto la difesa dello scorso anno, una copertura non eccellente da parte del centrocampo, e sul calcio d'angolo, ricordiamo che Sarri è un perfezionista sulle palle da fermo. Si sono divisi gli errori lì, Lì ho visto fare un'azione da basket, un terzo tempo che non si vede più neanche nel basket, un altro, e non c'era nessuno pronto a fermarlo. Quindi penso che se qualcosa si deve fare è sulla concentrazione dei calciatori. E questo forse è dovuto anche al fatto che giocavi contro il Bologna, eri in classifica, si era festeggiato tutta la settimana. Quindi forse se tutti quanti insieme... Senti anche un po' l'ambiente, no? Senti l'ambiente, che ti spinge. Forse ti sei sentita la più forte come squadra, la squadra che la città che ti spinge. Persone sugli spalti, dici, ecco, allora, ti danno delle responsabilità, e fai un po' di qualche tocchetto in più. Con la Roma non si corre questo rischio. Con la Roma non si corre questo rischio. Sarri aveva avvertito, la difficoltà era proprio questa. Io però sottolineo quello che ha detto Saverio, che pone l'accento su una questione di cui si parla molto in questi giorni, cioè sul fatto che giocano sempre gli stessi, che è una scelta di Sarri, una scelta tra l'altro anche vincente, Massimo Pinadura, perché i risultati sono arrivati. Ma io ricordo anche la Juve quando vinceva gli scudetti. Giocavano sempre gli stessi, però quelli lì hanno la mentalità a vincere sempre, i nostri la stanno costruendo, per cui io andrei un attimino cauto, ripeto, per me è un incidente, non drammatizzerei più tanto. Però io punto ancora su un arbitraggio, secondo me, scientifico, cioè, perché noi guardiamo le partite, Mazzoleni, pure sull'azione che non ha dato il vantaggio a Napoli, no? Su cui ce le ricordiamo. Cioè, Mazzoleni Mazzoleni è scientifico. Io sfido, perché la Juve ha vinto fior di campionati con rigori inesistenti, fuori gioco inesistenti. In Napoli c'era un fuori gioco netto, cioè netto nel senso che era difficile vedere, ma c'era fuori gioco. Cioè, voglio dire, cioè, noi scherziamo. Il Napoli deve avere maggiore rispetto, perché quella partita, se il Napoli, il Bologna non fa un gol irregolare, perché le cose le dobbiamo dire, noi ci dobbiamo far rispettare, perché purtroppo c'è un potere da parte del Nord che è notevole, dei mezzi di comunicazione, dei mass media, è veramente notevole. Fra le altre cose voglio accennare un libro, se mi dà la possibilità, di Angelo Forgione, 110, dov'è la vittoria, il libro di Angelo Forgione? Su 110 scudetti nel sud ne abbiamo 22, perché io ritengo che il Napoli è l'unica squadra del sud. Se non calcoliamo la Roma e la Lazio, e questo c'è 108 al centro-nord e 2 al sud, voglio dire, c'è un motivo, non è solo un fatto. È potere, quindi non cadiamo né da Napoli. La cosa che mi fa più rabbia è che quando poi da Napoli incominciamo, proprio qui da Napoli, a parlare di un Napoli che sta in difficoltà, di un Napoli, invece dobbiamo dire... ci hanno rubato una partita. Allora, io però, per amore della verità, almeno per quanto mi riguarda, sgombriamo il campo dall'ipotesi che Napoli abbia perso per colpa dell'arbitro. Almeno non è questa la mia idea, che sono un tifoso. E ti sbagli. Dire tifoso del Napoli e dire poco. Per me ti sbagli, Marco. Sono patologicamente malato del Napoli. Detto questo, io non credo che Napoli abbia perso per colpa dell'arbitro, perché ci sono stati troppi episodi dipesi dal Napoli che hanno condizionato la partita. A questi si aggiungono quelli di Mazzoleni. E su questo non amo prendermela con gli altri. Quando sbaglio io, insomma, non così. Napoli è la mia squadra, quindi abbiamo sbagliato noi a non vincere. Però penso una cosa, sono d'accordo con Massimo, che non è colpa dell'arbitro, perché Napoli poteva vincere anche con un arbitraggio a sfavore se avesse giocato da Napoli. Però in altre circostanze, con altre squadre, nel dubbio tu favorisci la squadra più forte. Questo è mancato, questo manca ancora al Napoli, cioè il Napoli non ha ancora quel blasone di grande squadra, non ha quell'autorevolezza della grande squadra. L'arbitro nel dubbio ha dato ragione al Bologna, invece se c'era un'altra squadra, Inter, Juventus, Milan, non so se dava ragione al Bologna. No, ma su questo non questo ci piove, cioè che allora, ci sia una strategia. Io credo sempre alla buona fede degli arbitri, mi crescerà il naso, però io voglio no. dire. Cioè, io qua la penso come Massimo, cioè io non ci credo alla buona fede degli arbitri. Do per scontato che c'è un atteggiamento di favore è nella singola partita, in questo caso, che non darei troppo peso all'arbitro. Dopo la partita con l'Inter, ti rendi conto che cosa hanno combinato? Certo.
cosa hanno combinato con un'ammonizione, cioè, guarda che queste cose condizionano chi viene dalla partita successiva ad arbitrare il Napoli. L'Inter ha detto ci hanno rubato una partita, perciò il Napoli è sempre un posto in classifica. Sono perfettamente d'accordo con te. E alla fine ti mandano Mazzoleni, che è un arbitro che non è, sai, con Napoli. Guarda Massimo, tu è stato sempre contro il Napoli, diciamo. Se ci avessi seguito la settimana scorsa, io ho definito grottesco l'atteggiamento di Mancini dopo Napoli. In questo caso è servito. Allora dobbiamo fare un'altra analisi. Ma non sto negando che ci sia un atteggiamento negativo nei confronti del Napoli. Deve crescere. Penso che non abbia perso per quello col Bologna. Per me il Napoli ha perso il club Napoli di Udine. Vediamo anche loro, che sono i nostri amici che si trovano a Udine, vediamo un po' cosa vogliono dirci. Pronto? Pronto? Buonasera, ciao. Buonasera. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Permettetemi di salutare tutti i vostri ospiti in studio. Grazie. Il presidente Saverio Passaretti e Adriana De Maio, che conosco molto bene, la bella e brava Adriana. La voce già ti ho riconosciuto. Ciao Adriana, sono Pietrangelo. Ciao Pietro. Pietro, sì. Allora sì, spiegaci un poco cosa è successo. Dunque ragazzi, io non vorrei rubarvi troppo tempo, ma perché questa vicenda anche qui a Udine sta avendo grande attenzione dai media locali, forse anche più del dovuto, anche se è sempre un bene comunque stigmatizzare queste cose. Lasciatemi fare una premessa, se mi permettete. Prego. Io parlo ovviamente non solo a nome mio, ma a nome del club che rappresento, il club Napoli di Udine, del nostro presidente Ciro Coluccino. Dunque, fino a qualche tempo fa, qui noi tifosi del Napoli, qui a Udine, non abbiamo avuto alcun tipo di problema con i tifosi locali. Mai subiti atti di violenza o chissà di che ci abbiano fatto temere per la nostra incolumità. Anzi, allo stadio Friuli si poteva andare in piena tranquillità. La nostra sede del club ancora oggi non ha mai subito atti di teppismo o rappresaglie. Tutt'al più i soliti cuori pesce di quelli che si fanno allo stadio, che ormai tutti conosciamo, non sto neanche qui a dirveli. Sempre provenienti dallo stesso settore, ovviamente, quelle nella curva, tra virgolette, più calda, no? La parte più calda. Tutto questo cominciò in Napoli nel febbraio 2010, non so se vi ricordate, quando fuori dallo stadio Friuli vennero a contatto due gruppi di persone che io non definirei certamente tifosi, ma criminali, e che nulla hanno a che fare con noi del club Napoli di Udine e con la stragrande maggioranza dei tifosi friulani per bene. Quella volta fu accoltellato un tifoso bianconero. La successiva partita tra Udinese e Napoli, quella subito dopo, a novembre dello stesso anno, poi ci fu un altro episodio, la risposta, ci fu subito la risposta, ahimè stavolta a farci le spese fu un mio caro amico e collega ed il suo nipotino, che furono rei soltanto di indossare due sciarpe azzurre al collo e transitare troppo vicino al settore occupato da questi criminali, la curva nord. Da lì, secondo me, anche grazie ai social network, che bisogna dirli, questi episodi sono come benzina che alimentano il fuoco dell'odio e della violenza verbale. E, dicevo, da lì in poi, tra le due tifoserie c'è stata un'escalation di situazioni poco piacevoli, ma queste comunque sempre confinate solo nell'area dello stadio. Noi del club Napoli di Udine mai abbiamo avuto problemi in sede o per le strade della città, questo ci tengo a dirlo. Tutto questo fino a domenica scorsa, e qui vi racconto, diciamo, un po' i fatti, no? Quello che sono successi. Pietro, raccontaci l'episodio. Dunque, noi ci siamo organizzati per la trasferta di Bologna con due furgoni da 9 posti. Uno lo guidavo io e l'altro il presidente Ciro Coluccino, che era in viaggio insieme alla moglie. Pietro, scusa, ti interrompo, sì, perché il tempo a nostra disposizione non è tantissimo. Noi siamo curiosi e desiderosi di sapere com'è andata, però ci dovresti raccontare quello che è accaduto in modo da poterne anche parlare noi in studio. Certo. Senza dilungarsi troppo sui No. Sul corollario di cose comunque interessanti che ci stai dicendo, sia chiaro, però non abbiamo tantissimo tempo. No, noi eravamo nei pressi di Ferrara quando ci siamo fermati, al lato grill. Queste persone erano circa una quindicina, si sono avvicinati, esattamente non so adesso quando, si sono avvicinati a noi e alcuni di loro indossavano queste felpe con la scritta Collettivo Friulano. E mi sembravano pure abbastanza ubriachi, no? A quel punto io ho detto ai ragazzi: dai ragazzi, forza, andiamo via veloci, mi sono accorto insomma della cosa.
il tempo di salire, loro si sono avvicinati ulteriormente a noi e così ci siamo mossi col furgone. Io sono andato in moto, qualcuno di loro probabilmente alla ricerca di qualche trofeo, una bandiera, non si sa, ha aperto il portellone dietro e ha scaraventato delle birre. Io sono partito, siete stati aggrediti, il furgone, Pietro? Il furgone dietro che guidava il presidente si è accorto che mancavano due ragazzi, no? Nel frattempo non vi dico i momenti concitati, certo, che lui si è fermato, sono arrivati questi facinorosi, hanno cominciato a battere con pugni e calci sulla carrozzeria del furgone. Io nel frattempo ero andato un po' più avanti, a cinquantina di metri, quasi a imboccare l'autostrada, non potevo neanche tornare indietro. E comunque questi due ragazzi alla fine, per non farvela a lungo, sono usciti che neanche se sapevano di quello che stava succedendo fuori. Sono stati aggrediti, avevano le sciarpe al collo, si sono accorti questi facinorosi che c'erano questi due nostri rimasti fuori dal furgone, li hanno aggrediti tra di loro due c'era un ragazzo minorenne. 17 Pietro, come si è conclusa la cosa? Voi avete esposto denuncia? Abbiamo esposto denuncia perché noi avevamo chiamato la polizia, anzi l'aveva chiamata l'altro mio collega, un altro furgone, solo che la polizia ovviamente lì non è arrivata in tempo, però nel frattempo i ragazzi si sono divincolati, anche se qualcuno ha ricevuto qualche colpo, gli hanno strappato via la sciarpa. Va bene, Pietro, allora ti faccio un attimo salutare da Saverio, che vuole magari fare un breve commento a questo brutto episodio, che per fortuna si è concluso in maniera brutta per voi, ma non drammatica, perché queste cose possono finire anche in maniera drammatica. Saverio. Pietro, innanzitutto volevo ringraziarti per la tua partecipazione. Io ho interpellato anche il presidente del coordinamento dei tifosi dell'Udinese sabato. Credo che a giorni faremo un comunicato congiunto contro questi non tifosi, che io non definisco tifosi assolutamente. Non mi sento molto bene, queste persone che si comportano così, ma credo che siano solamente dei criminali, per cui ritengo che quello che fate sul territorio è giusto, continuate a farlo. La bandiera del Napoli deve essere sempre portata più in alto possibile. Forza Napoli, state tranquilli e sereni, continuate nel vostro servizio che rendete sia alla città di Udine sia alla città di Napoli. Grazie e un saluto a tutti gli amici di Udine. E magari andate a sostenere l'Udinese contro l'Inter, così vi pacificate pure contro l'Udinese per sostenerla contro l'Inter. Vabbè, allora ringraziamo Pietro e noi riprendiamo. Sono episodi purtroppo drammatici che insomma non fanno piacere al calcio. È importante che quello che hanno sottolineato Pietro, che è un artici, cioè, è un ubriaco. No, alla fine è più importante dirlo, cioè, perché può essere pure che quello è fondamentale, quindi persone che non erano equilibrate, come diceva il giusto Saverio. Gente che si ubriaca, poi andare a vedere una partita, voglio dire. Esatto, non va bene a non definirli tifosi, sì, perché sì, sono delle non sono tifosi assolutamente. È una cosa brutta, che poi magari è sempre brutto. Anche ma perché poi con i fuori dallo c'è stadio. Sempre stato un buon rapporto, ecco, non ci sono stati mai quegli scontri come con altre tifoserie. Va bene, ritorniamo a parlare di calcio. Io ritornerei sul discorso dei titolarissimi per farvi una domanda. Cioè, ci sono altri giocatori a margine dei titolari che comunque non possono essere considerati panchinari. Mertens su tutti, Gabbiadini sta per rientrare, per fortuna. Ma anche il Kadduri, che quando è stato chiamato in causa ha dato sempre il proprio contributo. Allora vi chiedo, dato che, partendo da te Ferruccio, dato che c'è Callejon, l'abbiamo evocato spesso, Callejon, che sta facendo un campionato secondo me straordinario dal punto di vista quantitativo, però dal punto di vista qualitativo e del peso specifico in realizzazioni purtroppo un po' deficitario la sua stagione, secondo te potrebbe essere giunto il momento per provare magari Gabbiadini o anche Mertens Insigne assieme a supporto di Higuain e dare un po' di riposo a Callejon? Secondo me no, perché Callejon è troppo importante per il gioco del Napoli, è un modo di aprire spazi, di lanciarsi negli spazi che sa fare soltanto lui. Io ho sempre notato che la Juventus era più forte rispetto alle altre perché aveva giocatori che riuscivano, come si dice oggi, ad attaccare gli spazi e permettevano a Pirlo di lanciarli. Il Napoli era molto statico negli altri anni, quest'oggi è una squadra dinamica e grazie proprio a Callejon che riesce a portare sempre due o tre giocatori, quindi i suoi movimenti sono fondamentali proprio per Higuain, magari li si nota poco,
però secondo me è un giocatore, è tra i più importanti nello scacchiere del Napoli. Meno anche in fase passiva Caleone è molto importante, anche in fase quello di anche Insigne. In fase passiva non sta sbagliando una partita, no, assolutamente, però, insomma, forse nella finalizzazione. Ferruccio, voglio dire, dimostro di capire di calcio, diciamo. No, vabbè. Scherzo, cioè, in effetti io solo di calcio. No, solo di calcio. Sono pienamente d'accordo con lui su questa, diciamo, diagnosi. Caleone è fondamentale, cioè, per il gioco del Napoli. Se dobbiamo adesso parlare, dobbiamo rinforzarci un po' nel centrocampo, perché ogni tanto, voglio dire, Allan ha bisogno di recuperare. Anche un po' reparto difensivo, sono d'accordo anche con Ferruccio che Chiriches è qualcosa veramente di buono, di discreto. Però, su questo fammi dire una cosa, sì. Anni fa Sabatini provò a prendere Chiriches, il prezzo era 18 milioni di euro. Infatti, Sabatini, uno che non sbaglia mai, cioè se Sabatini aveva scelto Chiriches per la Roma, vuol dire che Chiriches è un giocatore di valore. Chiriches non mi sembra che abbia sbagliato nulla. Chiriches è un grande giocatore, che è chiuso nel Napoli dal Biol e da Koulibaly, ma è un grandissimo giocatore. È un giocatore che è pronto e diciamo che ha rincalzato Britos, quindi c'è una differenza abissale tra due giocatori, quindi abbiamo decisamente un ottimo rinforzo in panchina e sono d'accordissimo con voi sul lavoro sporco di Callejon. Purtroppo quando lavora così tanto nelle retroguardie, poi quando arriva sotto porta non è lucido, purtroppo è lo scotto che deve pagare, però effettivamente nelle dinamiche del gioco del Napoli è davvero fondamentale. Il problema, ecco, è trovare qualcun altro che segni oltre Higuain. A volte Lorenzo Insigne ci ha illuminato con le sue perle, però non basta. Per quanto riguarda l'attacco, il Napoli è fornitissimo, purtroppo in questo periodo abbiamo avuto il problema perché sono infortunati contemporaneamente sia Mertens che Gabbiadini, però ecco, come dicevano anche loro, agirei in altre parti del campo. Tra l'altro di questo ne parliamo adesso dopo la pubblicità, tra l'altro non dobbiamo dimenticare che giovedì la partita di Europa League, come ha detto Massimo, è una formalità, ma tra poco l'Europa League entrerà in una fase importante e quindi giocatori come il Kaduri, quindi mi sto dando la risposta alla mia stessa domanda, torneranno utili, se non altro... Per le altre due competizioni, perché c'è anche la Coppa Italia che ci porterà, se tutto va bene, allo scontro con l'Inter. Vogliamo recarci per la seconda volta, quindi sempre. Allora, io ricordo nuovamente di ringraziare Viflan Pelletterie, Antonella Romano Borse, Viaggio a Tempo Libero Napoli, Pacificio Rummo e GS Imballaggio SRL, che si trova in via Giuseppe Meazza 39, Cittadella di Casoria, Napoli, telefono 081-584-2448, sito internet www.gsimballaggi.it. Ci ritroviamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Fiat Esposito, il mondo Fiat a portata di mano. Le novità, le anteprime di tutti i modelli, promozioni esclusive, una scelta che va oltre la vendita, con officina e assistenza specializzata, ricambi originali. Fiat Esposito, via Circonvallazione Esterna 6, Melito Napoli, telefono 081 70 10 900. Break Coffee. Una sferzata di energia, avvolta da cioccolato. Break Coffee, anche al limone e Cointreau, da Crispo. Gioiellerie Esposito, un mondo di gioie ed emozioni per i tuoi regali, tra le più note ed importanti di Napoli. Da oltre 20 anni, un punto di riferimento per esclusività, novità ed anche convenienza. 4 negozi per accontentare ogni desiderio. Esposito Gioielli, vendita gioielli, con Antigua, orologi e accessori. Esposito Bomboniere, articoli da regalo e bomboniere. Esposito... Ford Partner Twins. Un punto di riferimento per chi ha una Ford o vuole acquistarne una nuova. Tutta la gamma con condizioni davvero speciali. Il centro assistenza Ford Service. I ricambi originali. Ford Partner Twins. Per Aversa, Melito e Nola. Via Circonvallazione Esterna, Melito. Telefono 081 701 0994. Dalle fattorie Marciano arriva la freschezza. Uova consegnate tutti i giorni. Un modernissimo allevamento di galline ovaiole, alimentate con le migliori selezioni di mangime prodotto in proprio. Benessere e salute. Ieri in fattoria, oggi sulla vostra tavola. In pratiche confezioni che trovate nei migliori alimentari e supermercati. Fattorie Marciano, via Macedonia, Contrada Monte 83, Sant'Anastasia. Casa balla tutto via.
Eccoci rientrati in studio, adesso Delia apriremo anche la possibilità ai nostri amici e chi vuole di chiamarci, tra poco vedremo anche il servizio che tu hai realizzato con i tifosi e poi dopo nel corso di questo blocco vedremo anche l'intervista rilasciata in esclusiva per Extra Time dal sindaco De Magistris. Però faccio Delia, subito una chiamata da casa. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, benvenuto. Sono Giovanni. Ciao Giovanni. Allora, voglio fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo solo, giusto per tornare alla partita di domenica, io penso, come avete sottolineato pure voi in linea di massima, che è stato solamente un episodio, è andata tutta male, esatto. Perché secondo come la vedo io, la prova evidente è stato il secondo gol, che il Napoli non prendeva gol sui calci piazzati da molto tempo, è stato un po' un calo di concentrazione. E poi volevo riferirmi all'amico che adesso non mi viene il nome, che è intervenuto prima per quanto riguarda sempre gli arbitri. È risaputo che è sempre così. E io penso che dobbiamo essere più forti di questi episodi, perché lo sappiamo che loro non perdono occasione per farci qualche torto, e dobbiamo accettarlo perché lo sappiamo che si comportano così, noi dobbiamo essere più forti di queste cose. Esatto, e qualche domanda per i nostri ospiti? Niente, ecco, questo signore che adesso stavo vedendo, non so come si chiama. Massimo Spernelli. Massimo. Massimo, l'amico Massimo. Io penso che sarei d'accordo con me su questa cosa, perché hai detto delle cose giustissime, ma è risaputo. Grazie. Però noi dobbiamo essere più forti, questo perché è loro non perdono occasione, qualunque cosa. Io sono stato a vedere la partita Napoli-Inter, anche non giocando proprio da Napoli, comunque la partita non c'era più storia, sul 2-0 e un uomo in più, e l'abbiamo messo in partita con quel gol che è stato pure un piccolo sbaglio di qualche giocatore, e all'ultimo ci è andata molto bene. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni, che insomma più che domanda ha fatto una riflessione condivisibile. Tra l'altro Saverio, mi sembra anche la dimostrazione di Giovanni, ma di tanti tifosi, di grande maturità anche dei tifosi, che non si lasciano deprimere da una sconfitta. Ma la linea è quella del 2004, con l'avvento di De Laurentiis ad oggi, il pubblico napoletano è maturato tantissimo. Per cui questo percorso è stato importante, squadra, società, tifosi, tutti insieme, si vince tutti insieme, e credo che siamo a un ottimo livello di maturità. Manca quello step finale per raggiungere dei traguardi importanti. E a proposito di tifosi, Delia, dove sei stata a incontrare gli amici, i nostri tifosi? Allora, siamo partiti da Piazza dei Martiri, il centro, via Chiaia. Salotto buono della città. Esatto, poi fino a raggiungervi dal sindaco. Poi ci hai raggiunto quindi, dal sindaco. Esattamente, abbiamo incontrato tanti tifosi, abbiamo sentito le loro opinioni. Qualcuno era un po' deluso, vediamo, qualcuno vediamo. Era ancora, insomma, sicuro, c'era qualcuno che, insomma, diceva qualcosa. Ci credono, ci credono. Sì. Vediamo il servizio di Delia. Non so se... Il giorno dopo Bologna-Napoli siamo tornati nella nostra amata città. Siamo qui a Piazza dei Martiri, è una bellissima giornata di sole, ma nel cuore dei tifosi c'è un po' di grigio, un grigio dovuto a una sconfitta subita a Bologna, un 3-2 dove non è bastata questa volta la doppietta di Higuain. Il Napoli ha perso il suo primo posto, ci ritroviamo terzi in classifica, ma le telecamere di Extra Time Zona Napoli sono qui in giro per sentire anche il parere dei tifosi. Si è verificato quello che si doveva già verificare domenica contro l'Inter. Il Napoli gioca se non un quarto d'ora, mezz'ora di partita. Poi dopo ha un calo fisico e un calo mentale, quindi praticamente diciamo che non penso che può puntare quest'anno allo scudetto, perché non c'ha questa mentalità e questa fisicità di arrivare a tutti i 90 minuti e fare un incontro ad alto livello. Mentale, un approccio mentale, stare in vetta alla classifica comporta delle responsabilità, forse non siamo ancora abituati, ma sicuramente è un'azione che è servita. Stavo dicendo che già secondo me le ultime 3-4 partite non le abbiamo fatte come quelle iniziali. Secondo me, che sono un tifosissimo del Napoli e che segue il Napoli dai tempi di Maradona, questa è una squadra che se non va a 100 all'ora non è una squadra che può competere
purtroppo con la Juve, con l'Inter, che c'erano dei grossi campioni. Sono rimasto un po' deluso, ma credo che con la Roma dobbiamo vincere. A parte che il primo gol era in fuorigioco, il primo gol del Bologna, un po' l'errore di Reina, siamo stati sfortunati, ma da domenica prossima ritorneremo a vincere. Qual è il miglior posto dello store ufficiale del Napoli qui in via Chiaia per sentire un po' i pareri dei tifosi azzurri? Un po' amareggiato, però teniamo i piedi per terra perché secondo me il Napoli quest'anno ci farà divertire. La partita che è iniziata male, una partita quasi maledetta direi. Già dai primi minuti si vedeva un Bologna carico, voglioso, il Napoli un po' sottotono, anche se però bisogna dire che la partita sarebbe cambiata se Mirante non avesse fatto quel miracolo su Cagliecon e se l'arbitro avesse fischiato insomma un fuorigioco. Il Napoli a me mi piace, tecnicamente è una squadra bellissima, però ha attraversato una domenica no che può, per tutti ci può essere questa domenica no. Non ci dobbiamo allarmare perché la squadra c'è, gioca bene, tecnicamente molto superiore alle altre squadre. E poi sinceramente due gol in 10 minuti non penso che chiunque squadra li possa fare. Secondo te chi dovrebbe comprare? Quale reparto dovrebbe rafforzare il Napoli? Difesa e anche un po' di attacco. Mettiamo che anche il centrocampo, insomma, completiamo il quadro. Io vorrei dire una cosa, che il primo tifoso intervistato in realtà quello che diceva che il Napoli era catastrofico non era un tifoso napoletano, era un tifoso interista, dobbiamo dirlo, anche perché me l'ha detto a telecamere spente e volevo riportarlo in studio. Però noi democraticamente abbiamo dato diritto di parola. Purtroppo me l'ha detto dopo, mi ha ingannato perché altrimenti non l'avrei fatto parlare. Da questa intervista si capisce che siamo troppo morali in città, basta una sì, sconfitta per mettere in discussione le certezze. Noi siamo così, il tifo napoletano. Nella vita quotidiana, anche negli altri ambiti è così. Insomma, diciamo basta... che questo io non lo dovrei dire perché faccio parte della, diciamo così, della stampa, è anche un po' quello che dicevo io, soprattutto da Napoli poi incominciano a partire delle critiche nei confronti di queste squadre, forse quello è sbagliato perché... Se noi da Napoli incominciamo a parlare, non per i colleghi che stanno qui, di calo fisico, del Napoli che ha bisogno di una cosa più lunga, cioè, ma il Napoli, voglio dire, giustamente l'ultimo tifoso ha detto un gol in fuorigioco, una grande parata di Mirante, però sulla parata di Mirante, sai, il portiere c'è, come Reina ha fatto con l'Inter, ma su un gol irregolare che il Bologna passa in vantaggio, qua non mi sta bene. Io veramente continuo ad insistere su questo, perché effettivamente il Napoli deve avere più rispetto. E forse quello che dice Ferruccio non è una questione. Il Napoli, ad esempio, io dopo la partita contro il Bologna, mandavo o lo stesso presidente, ma non Reia, Savi, perché Savi non può, bravissimo. Già qualcuno sta dicendo che Savi... Ci vuole un dirigente, Massimo, che piange, ci vuole un dirigente ad oggi. Allora arriviamo al discorso. Allora noi dobbiamo fare le critiche... Va Marotta a parlare per la Juventus contro gli arbitri. Va Marotta con la Juve. Galliani del Milan, Agnelli per la Juve, molte volte, Sabatini per... E allora noi dobbiamo essere... Allora se noi vogliamo fare la giusta comunicazione e dire qualcosa comunque di giusto, perché siamo qui per parlare e per trovare anche le soluzioni. Il Napoli deve assolutamente incrementare il reparto, diciamo, dirigenziale, ma non il reparto che attualmente c'è, come il buon lavoro che fa il Formisano, che fa un grandissimo lavoro sia come dirigente generale della società e anche come marketing, ma ci voglio qualcuno sul campo, perché torno a ripetere, a me vedere quel povero Savi andare in conferenza stampa e dire che gli arbitri italiani non sono all'altezza, non sta bene, meglio che vada un dirigente, sì, o il presidente addirittura, e incomincia a farsi rispettare, perché il Napoli sta primo posto in classifica, è una squadra che è primo posto in classifica, come diceva Ferruccio, nell'indecisione tu alzi la bandierina, invece nell'indecisione la tieni abbassata, e questo è il fatto strano, è questo che mi fa pensare altre cose purtroppo, non ho le prove ma mi fa pensare, e noi siamo liberi pensatori, quindi il pensiero non ce lo possono tenere, non ce lo possono diciamo così condannare. Massimo, sono d'accordissimo con te, però volevo giusto fare due... aggiunte, perché per sono litigare. D'accordo. No, sono d'accordo, non quindi mai non, con le donne, non possiamo litigare ora. Solo con mia moglie a volte, ma mai con secondo le donne. Secondo me hai ragione, il Napoli a livello societario è assente nel palazzo. No, è assente nel palazzo, così. Esatto, nel palazzo, sì. Esatto, perché non viene rispettato. Tra le altre cose Mazzoleni lo avevamo avuto comunque nella sestetto arbitrale. Quando Corrado Ferlaino subiva un torto, lui restava in silenzio, non parlava. Il giorno dopo andava a bussare alla stanza del dirigente in
interessato e la volta c'era successiva, e la volta successiva le cose cambiavano. Sì, se fosse meno, successo oggi sarebbe, cioè, c'era anche meno il secondo dopo per sarebbe stato tutto su all'epoca, Facebook, lo so, però è diverso, però è importante perché se ti fai sentire a livello societario poi dopo qualcosa cambia, perché se Mazzoleni l'avevamo nella sestetto arbitrale contro l'Inter, poi ce lo ritroviamo nuovamente come arbitro contro il Bologna, un po' di sospetto ti viene. Tra le altre cose, io lo dico sempre, però gli arbitri sono scarsi, quindi la dietrologia e il malpensiero io non lo vedo, perché per me la categoria arbitrale italiana è decisamente molto molto scarsa, quindi l'errore umano ci sta sempre, e sono d'accordo con Massimo anche su una parte della stampa che non è matura invece come i tifosi, quindi sono d'accordo anche con Saverio. A parte la stampa sui tifosi è diverso, sono troppo difficile. Esatto, perché si lasciano andare troppo all'umore e quindi non riescono a dare una disamina. Ma guarda, io su questo devo dire che secondo me le cose non è detto che non possano andare di pari passo. Però io credo che si possa essere tifosi del Napoli e anche obiettivamente riconoscere quando l'avversario, quando l'avversario è più bravo o quando non hai meritato. Se sei tifoso non sei obiettivo. Ma non è così, non è così. Guarda, è una cosa essere tifosi e una cosa è fare i tifosi. Noi siamo tifosi e nessuno ce lo può. L'avvocato deve difendere il suo cliente. Però noi siamo persone, prima ancora che giornalisti, quindi in quanto persone noi siamo appassionati di calcio e siamo tifosi del Napoli, no? Questo nessuno ce lo può togliere, non possiamo, no, no, ma è giusto, non possiamo per 20-25 anni essere tifosi e poi nel momento in cui abbiamo un tesserino assolutamente, allora noi siamo tifosi del Napoli, l'importante è non fare i tifosi, no, io dicevo una in cosa, maniera cieca, guarda, e preconcetta, gira un video su Facebook, no, scusami se ti interrompo, perché altrimenti dovremmo criticare anche i colleghi che seguono per esempio la nazionale, che fino a prova contraria è una squadra a cui siamo affezionati tutti, che si esaltano quando vinciamo i campionati del mondo, eppure lì non diciamo ma quello ha fatto il tifoso dell'Italia, i vari Caressa oppure Pizzul oppure per tornare ai grandi, va bene Martelli, non lo diciamo perché lì siamo tifosi dell'Italia e facciamo anche i giornalisti. La stessa cosa secondo me vale anche per il Napoli, la cosa grave è essere giornalisti ed essere tifosi dell'Inter o della Juventus o del Milan da napoletano, quella è la cosa grave. Perché lì il giudizio a volte c'è un video è, che gira su Facebook, che io insomma avendo una bambina piccola non riesco a vedere le trasmissioni sportive perché sono costretto a vedere i cartoni animati, ma poi su Facebook recupero, e c'è un video che sta girando da un po' dove vengono raccolte alcune dichiarazioni di alcuni giornalisti che lavorano in altre emittenti, dove si sono scagliati inizio stagione con accredite, quasi come se avessero un conto aperto con il Napoli o con Sarri, come inizio se dovessero stagione, sì, avere qualcosa, e oggi sono alla luce di quei dei risultati di Napoli veramente però Ferruccio consentimi fanno aggiungere qualcosa, quelli sono troppo tifosi però in negativo. Tutto ciò a me personalmente non dispiace per un semplice motivo, questo da dimostrazione, da forza che il Napoli è una realtà importante. Caspita, dà fastidio, è temuto, oltre a dare fastidio è temuto, allora è ovvio che l'arbitro, le altre società, noi siamo, ripeto, in un percorso di crescita importante, manca quel poco per stare a dei livelli. Beh, ci vuole un po' di fortuna, mo, Saverio, perché quello ci manca. Ci vuole un po' di fortuna, ma ci vuole, come diceva Massimo e tutti quanti noi eravamo d'accordo, un dirigente capace di farsi sentire nei momenti importanti. Tra poco vedremo l'intervista che abbiamo realizzato ieri con il sindaco De Magistris. Saverio, prima dell'intervista abbiamo incontrato il sindaco e tu hai consegnato a De Magistris una targa. Ecco, tra l'altro stiamo vedendo le immagini di questa... Ho consegnato una targa al sindaco, al primo cittadino e al tifoso del Napoli. Mi sembrava doveroso verso una persona che rappresenta la città. Tra l'altro lui... Per ringraziarlo poi per l'intervista che ci ha concesso. Devo dire che è stato molto, veramente molto corretto e squisito. Molto, molto cordiale, e alla fine è stato anche contento del tipo di intervista che ha avuto, anche perché i temi, abbiamo parlato anche dello stadio, ma insomma i temi erano abbastanza leggeri rispetto a quelli con i quali si confronta quotidianamente, quindi credo si sia anche divertito, ma vediamocela questa intervista al sindaco De Magistris. Buonasera sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare ad Extra Time Zona Napoli, una trasmissione che parla di calcio ed è dedicata ai tifosi del Napoli. Allora noi del Napoli parliamo, un Napoli che al di là della battuta d'arresto di ieri sta facendo un grande campionato. Beh, un campionato veramente grande, appunto al di là della sconfitta di ieri, non vedevo giocare Napoli così bene da tanti anni.
squadra concentrata, schemi di gioco importanti, finalmente una difesa ben registrata, soprattutto i moduli, gli schemi, un gioco fluido, e poi quella costanza che fa ben sperare. Mi auguro che questa battuta di arresto servi a far concentrare ancora di più, perché per arrivare in alto non devi mollare mai. Poi l'allenatore mi sembra anche che stia facendo un ottimo lavoro. Ecco, parliamo allora dell'allenatore. Sarri è un uomo molto pragmatico, tutto umiltà e lavoro, però un grande professionista. Sì, io devo dire, mi ha colpito subito. Infatti, se si vedono le mie dichiarazioni sin dall'inizio, anche quando c'era un po' di perplessità attorno a questo allenatore, molti lo ritenevano magari non forte, non una grande esperienza, a me mi ha colpito subito. Sarà per le radici napoletane di Bagnoli, sarà per quell'approccio umile. Mi è sembrato un uomo determinato, coraggioso, con il cipiglio giusto per la nostra città. Qua ci vuole umiltà, determinazione e passione. Io credo che Sarri stia facendo un buon lavoro. Finora possiamo essere più che soddisfatti, al di là di come stiamo ben messi in classifica. È proprio il gioco che è un bel gioco, un bel calcio, in particolare alle ultime partite, anche quella in casa con l'Inter, è stata una bellissima soddisfazione. Secondo lei quella parolina che i napoletani non amano pronunciare può essere un obiettivo, se non un sogno soltanto? Noi non pronunciamo per le ragioni tutte nostre partenopee napoletane della nostra città, ma io credo che una squadra come il Napoli deve puntare a vincere, è come la nostra città, cioè noi non ci dobbiamo sentire mai secondi a nessuno. Questo significa né essere presuntuosi, né essere arroganti, né pensare che è tutto facile, anzi per noi è tutto più difficile, però credo che questo Napoli deve giocare fino all'ultima giornata a maggio per provare a vincere lo scudetto. Questo è un tema che ci deve stare tutto. Sindaco, i tifosi del Napoli vivono in simbiosi con la squadra. L'impressione è che se anche i napoletani vivessero in simbiosi con la città, e se quindi se amassero la città come amano la squadra, le cose andrebbero un po' meglio per tutti. Lei dice una cosa giusta, e dico anche io qualche volta. Un po' però sta cambiando. Io vedo crescere un orgoglio non legato solo a questo momento straordinario della squadra di calcio, ma anche la città. Vedere, come si dice, ad esempio il viso dei napoletani soddisfatto quando una città è invasa di turisti, quindi che mostriamo le nostre bellezze in giro per il mondo con i social network. Insomma, noi dobbiamo essere orgogliosi, orgogliosi della nostra squadra e orgogliosi della nostra città. Del resto l'una cosa va bene all'altra. Una squadra di calcio forte fa bene alla città, una città che migliora fa bene alla squadra. Insomma, di Napoli si deve parlare sempre di più bene nel mondo, e non solo per le cose negative che anche accadono nella nostra città. Devo dire, non per essere autocelebrativi, però al San Paolo è sempre un grande spettacolo di tifo e di civiltà. Lei invece, da sindaco di Napoli, cosa prova quando, ai noi, in tanti, troppi stadi italiani si levano cori francamente inascoltabili contro i napoletani, ma contro i meridionali in generale? È una vergogna. Alla vergogna, alla violenza e all'odio si deve rispondere però con l'amore, con la superiorità, con l'esempio sportivo. Io penso che la serata di lunedì Napoli-Inter è stata una bellissima pagina, non solo perché abbiamo vinto, e devo dire di grande calcio, contro una grande squadra, ma è stato esemplare il comportamento della città, le forze di polizia, la sicurezza, i tifosi, il comportamento, i canti. Non c'è stato nessun atteggiamento di violenza, nemmeno verbale, non è stato sparato un petardo forte. Ecco, io credo che noi napoletani, la nostra città deve essere da esempio nel campo, sugli spalti e in città. Quindi quello è un atteggiamento di chi pensa di essere superiore, ma che non ha le radici che abbiamo noi. Io dico sempre vanno in freva. Sì, dico, ai tifosi del Napoli naturalmente, e a tutti i napoletani, sta molto a cuore anche la questione stadio. A che punto siamo? Ma proprio perché stiamo andando veramente forti come squadra di calcio, ma devo dire anche come città, stiamo cercando di mettere in campo ogni sforzo per avvicinare le posizioni. Io credo che c'è un buon clima adesso tra il comune, la società Calcio Napoli. È chiaro che l'obiettivo è un obiettivo ambizioso su cui bisogna riflettere bene, perché modificare l'assetto di uno stadio, darlo in concessione o in titolo esclusivo per 100 anni significa comunque vada, comunque scegli, condizionare per i prossimi 100 anni. Quindi è bene riflettere, è bene il dibattito, però ormai stiamo in una fase importante con la firma della convenzione,
con alcuni lavori che noi comunque abbiamo deciso di fare. Questo credo che sia importante che gli ascoltatori sappiano, come i bagni, come i seggiolini, quello al di là di quando chiuderemo l'accordo definitivo sullo stadio, il Comune di Napoli, attraverso anche una procedura di mutuo, ha deciso di intervenire direttamente. Quindi c'è un clima positivo e costruttivo, perché con il Presidente ci siamo detti che bisogna essere uniti in questo momento per raggiungere tutti quanti i grandi obiettivi. Sindaco, ci abbiamo alla conclusione, guardiamo anche in prospettiva, domenica prossima c'è Napoli-Roma, è una partita fondamentale dal punto di vista tecnico, però ancora più importante dal punto di vista dell'ambiente, perché ai noi ci evoca tristi episodi e il dramma di Ciro Esposito per un rapporto non idilliaco tra le due tifoserie, anche se molto probabilmente i tifosi della Roma non verranno, però è giusto anche ricordare Ciro Esposito e fare un appello a che tutto vada nel migliore dei modi. Come no, sabato mattina marciavamo insieme con Antonella Leardi contro la camorra in via Toledo, nel centro della nostra città. La storia di Ciro Esposito è la storia recente della nostra città, ha coinvolto da un punto di vista emotivo tutti noi, è stata una delle più grandi mobilitazioni popolari. In questi quasi 5 anni ormai di sindaco, una delle giornate che più ricordo sono i funerali di Ciro Esposito a Scampia. Oggi la voglia di giustizia, un processo in cui vede la dignità di questa famiglia che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare. Quindi Napoli-Roma deve essere l'occasione per ricordare a tutti che il calcio deve essere legalità, deve essere solidarietà, deve essere poter andare allo stadio per divertirsi, intrattenersi, stare con i propri cari e non pensare che possa accadere qualcosa. Quindi almeno noi napoletani veramente dobbiamo sempre rispondere con la superiorità, come è stato nei giorni immediatamente successivi la tragedia di Ciro Esposito mentre stava in ospedale. Mai sentita una parola di odio da parte dei familiari di Ciro Esposito. Ecco, questa è la Napoli che io voglio e che noi vogliamo, che alla violenza risponde con amore e ovviamente con sede di giustizia, ci mancherebbe altro. Pronostici non ne facciamo invece. Quello mai. Grazie sindaco. Grazie. Allora, il sindaco ci ha introdotto naturalmente anche a Napoli-Roma, di cui parleremo tra poco, però Ferruccio, tu volevi sottolineare l'intervista interessante questa del sindaco, soprattutto perché ha collegato il momento della rinascita del Napoli Calcio con un momento di rinascita della città. Io su questo sono d'accordo, sono spesso stato critico nei confronti del sindaco per quello che era l'andazzo della vita quotidiana della nostra città, ma devo dire che negli ultimi tempi, e proprio in questo Ponte dell'Immacolata, ho avuto l'occasione di andare in giro con 3 amici di Bergamo, di cui 2 non erano messi a Napoli ed erano venuti a Napoli con dei grandissimi pregiudizi. Sono ripartiti questa mattina con il treno dicendo che Napoli è una città europea, una città meravigliosa, l'hanno trovata pulita, hanno trovato eccezionale il popolo napoletano. Allora questo per me da napoletano mi ha fatto sentire orgoglioso, quindi credo che la strada imboccata sia quella giusta, sia per quanto riguarda la città, sia per quanto riguarda Napoli. Così come nel calcio, anche nella vita di tutti i giorni ci sono dei problemi, ma i problemi vanno risolti, non vanno accantonati. Quindi affrontati e risolti. Diciamo che io non è che sono pienamente d'accordo con Ferruccio, perché forse Ferruccio è passato nel salotto buono di Napoli, credo. Che zona hai fatto? Scusi Ferruccio. Ho fatto da Piazza del Plebiscito fino a Scampia. Che zona di Scampia? Il salotto buono di Scampia. Vi aggiungerò non credo proprio. Stai dicendo una bugia. No, ti aggiungo che io sono rimasto. Ti hai portato di Bergamasco a Scampia? Tutte le città. Parola d'onore. Vi dirò, non lo volevo dire perché Ponticelli sei passato a Ponticelli. Vabbè, ma quello mica potevo farlo scrivere in Napoli. Però ci vogliono 10 giorni per fare il giro della periferia. No, però aggiungo, dopo che hanno visto Scampia, hanno detto che c'è un posto vicino Milano che si chiama Zingonia. Il nome viene dall'architetto che l'ha costruito, o ingegnere che l'ha costruito. Dice che è molto peggio con di la macchina, Scampia, con la macchina. Non si è bucato qualche vuoto? No, anzi ci siamo fermati perché volevo fare le foto alle vie. Ma non è tanto bello, insomma, tutta la città. No, ragazzi, sono 2 giorni particolari. Non apriamo la discussione. Ovviamente ci sono i problemi. Non apriamo la discussione politica, se no rischiamo poi di fare un po' di qualunquismo. No, ma infatti l'ho tenuta collegata al calcio. Allora, che ci siano problemi ancestrali, enormi e quasi irrisolvibili in questa città, lo sappiamo noi, lo sa il sindaco di Napoli, lo sanno anche gli amici bergamaschi che vengono. Però il fatto che il sindaco, che Ferruccio e che anche tutti noi ci possiamo compiacere che in questi giorni la città è invasa di turisti,
Io credo che sia giusto così, perché altrimenti dobbiamo fare lo stesso discorso anche con il Napoli, che quando vince una partita dice vabbè, l'ha vinta, però dopo la difesa non va bene. No, allora la stessa cosa va anche per la città. Se la città vince una partita e in questi giorni natalizi la sta vincendo, godiamoci la vittoria di questi giorni natalizi. Poi ci sono i problemi, li affronteremo e li affronteranno in altre sedi. 30 secondi, il problema di Napoli qual è? Molte volte troviamo dei palazzi fatiscenti e degli appartamenti meravigliosi dentro quei palazzi. Allora, amiamo di più la nostra città così come amiamo le nostre case. Quello è il Sentiamo problema. Anche da casa cosa vogliono dirci. Pronto? Pronto, ciao, sono Vittorio. Buonasera, sempre Vittorio, benvenuto. Sempre complimenti e grazie per avermi fatto andare in diretta. Allora, volevo essere un attimo d'accordo con Massimo Sparnelli, per quello che diceva per quanto riguarda ovviamente la poca attenzione che si ha verso la squadra e la società come Napoli, ma adesso basta vedere semplicemente i Lotito che dominano in questa specie di giostra che ogni tanto ci ripropone sempre gli stessi e sempre corrotti. Però bisogna anche sottolineare il fatto che con la partita con l'Inter la stampa, siete anche voi, ha dato spazio semplicemente a tutte le critiche che c'erano per 5 minuti di partita, che sicuramente stati dominati dall'Inter, che ha giocato all'arma bianca negli ultimi 5 minuti, e poi non è stato tenuto presente che tutta la partita il Napoli l'ha giocata e ha dominato senza far toccare il pallone perlomeno per 45 minuti ai giocatori dell'Inter, a Mancini che tanto diceva che la partita è stata condizionata da un'espulsione assolutamente giusta e che in realtà non ha tolto nulla, anzi avrebbe dato ma Napoli-Inter sono passati 15 giorni. Andiamo oltre Napoli-Inter, anche perché, scusami, mi permetto di inserirmi, no, non è neanche vero questa cosa qua. Cioè, Mancini ha avuto un atteggiamento che io ho definito grottesco e puerile, ma io tutte le televisioni nazionali e locali e anche nazionali, da Sky a Mediaset alla Rai, non ho sentito uno che non abbia riconosciuto i meriti della vittoria del Napoli, quindi voglio dire, non ci piangiamo addosso, per favore. Allora, Mancini è stato grottesco ed è stato puerile e ha sbagliato in quella reazione che poi ha prodotto dei risultati probabilmente nella settimana successiva, però sulla partita nessuno ha negato che il Napoli l'abbia meritata, insomma. Almeno questa è la mia opinione. Secondo me hai sbagliato, io non sono d'accordo più con te. Che è chiaro, lui è d'accordo con te. No, è che sei d'accordo con te, Massimo. Ma assolutamente. Io credo che... Però Massimo, mi devi dire quale televisione ha meritato la vittoria con l'Inter. No, ma si è messo su quando si parlava dei problemi. Su 50 minuti, 40 minuti parlavano delle espulsioni. Ma quale trasmissione? Quale trasmissione? E infatti hanno detto tutti che era giusto. Ma qualcuno ha detto che non era giusto. La Gazzetta non l'hai letta. Ma qualcuno ha detto che non... La Gazzetta con chi sta a favore del Napoli, ma la Gazzetta con chi sta a favore del Napoli o dell'Inter? La Gazzetta fa opinione anche editoriali. La Gazzetta fa opinione, cavolo Marco. Vabbè, ho capito, ma ognuno di noi si può fare un'opinione indipendentemente dalla Gazzetta. No, ma non sono d'accordo. L'opinione mia è che il Napoli ha vinto meritatamente e questa cosa è stata riconosciuta. E non vincevamo mai nulla. L'espulsione di Nagatomo era sacrosanta ed è stato riconosciuto da tutti. Non vincevamo mai nulla, tranne che da Mancini. E allora mi devi spiegare i 110 scudetti? No, mi devi vestito e corto. Mi deve spiegare 110 scudetti, andiamo a pescare Sacchi, e se fa opinione Sacchi, beh, su Martino però Marco. Sì, ma mi pare che il nostro amico telespettatore ha parlato di una stampa che in maniera in blocco ha parlato dei meriti dell'Inter e non quella. Non mi sembra che sia così. Se poi facciamo riferimento a trasmissioni dove ci stanno i tifosi, se facciamo riferimento a trasmissioni dove ci stanno i tifosi, e allora là ci stanno più tifosi che non qui, che è la trasmissione dei tifosi, però siamo più obiettivi noi. Come trasmissione dei tifosi, che non quelle trasmissioni che dovrebbero essere generaliste e che invece fanno i tifosi veramente. Se facciamo riferimento a quelle trasmissioni, allora è inutile parlarne. Se facciamo riferimento alle trasmissioni con un veste di serietà, io sfido a trovare una trasmissione da Gianluca Vialli a Massimo Mauro che abbiano detto che Napoli non ha meritato di vincere quella partita. Marco, perdonami, ci sono trasmissioni nazionali che hanno tifosi in studio. Ma lascia stare, ma stiamo parlando di Napoli-Inter. Io non ne vorrei neanche parlare perché intanto è passata una Bologna-Napoli da quella partita. Ma se stiamo parlando di Napoli-Inter, io vi sfido a trovarmi un opinionista serio che abbia detto che l'Inter meritava di vincere. Ti faccio una bella registrazione. E chi è? Adani?
Vialli? Riferiamoci per esempio alla trasmissione dove c'era Mentana che ha dato del Pulcinella. Ho capito, ma io mi riferivo a quella trasmissione, con tutto il rispetto per i colleghi. Ma lo stadio ci vai, Marco? Ci vai allo stadio? Lo sai che Della Vendisti come l'ha definito lo stadio San Paolo? E che vuol dire? Fa parte della città di Napoli uno stadio che sta in quelle condizioni, ma la colpa di chi è? È del comune. Eh sì, perché tu stai facendo che qua tutto perfetto. Ma chi ha detto tutto perfetto, Napoli? Massimo, signore, noi stiamo parlando di Napoli. Se vogliamo parlare dello stadio, parliamo anche dello stadio. Però in questo momento non stiamo parlando dello stadio, non mi sembra. Sì, assolutamente. No, abbiamo parlato del problema delle buche. Tu mi dici il problema delle buche, il problema dello stadio. Per dire che se noi peschiamo un personaggio che parla male del Napoli e ne dobbiamo fare un discorso generalizzato per uno che parla male del Napoli, è come parlare della buca rispetto a tutta lasciamo perdere il fatto dello stadio delle buche, però tu parli che i napoletani sono hai detto basta piangere, ma non è così, stai facendo un ragionamento dei giornalisti del nord, stai facendo un ragionamento sì, assolutamente, ma chi piange, ma è stato un gol irregolare, ma è stato un gol irregolare, scusami. Il gol è stato irregolare, non il gol del Bologna è stato irregolare. Ma parli di Bologna-Napoli, stiamo parlando di Napoli. E Napoli, mischiamo gli argomenti. Ma che cos'è la causa, cosa ha prodotto? Ha prodotto Mazzoleni all'arbitraio di Bologna-Napoli è un gol irregolare. Però questa tutte quelle discussioni Massimo, hanno prodotto questa è un'opinione tua, io la rispetto, perché è un'opinione tua, secondo ma non puoi rimproverare in quel modo te rispetto. Massimo, ma come tu non sei d'accordo con me? Io non sono d'accordo con lui, scusami, non è che la reazione che hai tu con me la posso allora sicuramente dà fastidio quando si sentono opinioni contrastanti, insomma se ne è parlato. Una cosa sono opinioni e una cosa sono i fatti. Guarda, le opinioni dicono che qualcuno pensa che Napoli ha perso per gli altri, Angelo è un amico, una persona che segna tutti quanti. Angelo ha detto il Napoli al primo posto è un colpo di Stato per sportivamente parlando. E così non sono abituati, se erano, cioè lo scudetto è sempre stata una questione di altri, non nostra. Il Napoli si è inserita in una torta. Anche che questo si sono, non è vero. No, è così Marco. Ma Ferruccio, ma perché due scudetti non li abbiamo vinti noi? Due scudetti, ma perché è arrivato Maradona? Qualche Coppa Italia l'abbiamo vinto. No, perché eravamo una grande società, eravamo Maradona. Noi scaliamo una montagna ogni volta, gli altri giocano in pianura. Noi scaliamo la montagna, siamo abituati storicamente a scalare le montagne. A noi è tutto più difficile. Ma questo stiamo dicendo. Signori, vi blocco nella pausa. Senza vedere ombre ovunque, perché se vediamo ombre ovunque non sono ombre, però sono difficoltà. Vi blocco per la pubblicità. Nel frattempo prepariamo una camomilla per calmare gli animi. Se ci diamo tutti i pacchi sulle spalle, cambiano canale, mi vedono Peppa Pig tutti. Vi ringrazio, Vifran Pelletteria, Antonella Romano Borse, che questa sera non abbiamo le loro borse da inquadrare perché stanno preparando la nuova collezione. Ringrazio il Pastificio Rum che ha regalato ai nostri ospiti 5 kg di pasta rum, quindi sia Massimo che Adriana che Ferruccio. Massimo. Allora, invece si è prodotta nel Signori, dobbiamo dare la pubblicità. Tanti danni dall'alluvione. Ben venga. Io mangio pasta rum per tutta la mia vita. Sì, forza pasta rum. E ringraziamo GS Imballaggio SRL, sede stabilimento, cioè il contributo della regia, sede stabilimento via Giuseppe Meazza 39, cittadella di Casoria a Napoli, telefono 081 584 2448, sito internet www.gsimballaggi.it. Ci rivediamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Parliamo di Napoli-Roma. Fiat Esposito, il mondo Fiat a portata di mano. Le novità, le anteprime di tutti i modelli, promozioni esclusive, una scelta che va oltre la vendita, con officina e assistenza specializzata, ricambi originali. Fiat Esposito, via Circonvallazione Esterna 6, Melito Napoli, telefono 081 70 10 900. Break Coffee. Una sferzata di energia, avvolta dal cioccolato. Break Coffee, anche al limone e Cointreau, da Crispo.
Gioielleria Esposito, un mondo di gioie ed emozioni per i tuoi regali, tra le più note ed importanti di Napoli. Da oltre 20 anni, un punto di riferimento per esclusività, novità ed anche convenienza. 4 negozi per accontentare ogni desiderio. Esposito Gioielli, vendita gioielli, con Antigua, orologi e accessori. Esposito Bomboniere, articoli da regalo e bomboniere. Esposito... Ford Partner Twins, un punto di riferimento per chi ha una Ford o vuole acquistarne una nuova. Tutta la gamma con condizioni davvero speciali. Il centro assistenza Ford Service, i ricambi originali. Ford Partner Twins, per Aversa, Milito e Nola, via Circonvallazione Esterna, Milito. Telefono 081 701 0994. Dalle fattorie Marciano arriva la freschezza. Uova consegnate tutti i giorni. Un modernissimo allevamento di galline ovaiole, alimentate con le migliori selezioni di mangime prodotto in proprio. Benessere e salute. Ieri in fattoria, oggi sulla vostra tavola. In pratiche confezioni che trovate nei migliori alimentari e supermercati. Fattorie Marciano, via Macedonia, Contrada Monte 83, Sant'Anastasia. Allora, eccoci qua, abbiamo ritrovato la calma. Ferruccio si è messo anche a palleggiare col pallone di scenografia. Qualcuno ha indossato la maglietta di Guaidó. Allora, l'ho rimessa a posto. Si scherza naturalmente. No, la discussione è vera, però poi si scherza fra di noi, siamo tutti amici e colleghi. Allora, quest'ultima parte di trasmissione dedichiamola a Napoli-Roma, come giusto che sia. Ferruccio, parto da te. Anzi, no, ripartiamo da Adriana, che è un po' di tempo che ci manca la sua dolce voce. Adriana, una partita, inutile dire di quanto sia importante questa partita, però arriva una Roma. Allora, la domanda che ti faccio è questa: la Roma è impegnata in una partita fondamentale di Champions League. Cosa deve augurarsi il Napoli egoisticamente nello scontro di Champions per avere una Roma magari meno carica o più appagata, più stanca sicuramente? Sì, decisamente più stanca. Spero sia quella dell'impegno della Roma in Champions, una partita dispendiosa, e quindi avere una Roma più stanca ovviamente può tornare soltanto utile al Napoli, ma lo sappiamo, quella è una partita che dà delle motivazioni a sé stanti, quindi non c'è bisogno di dire più di tanto. Il Napoli troverà la motivazione giusta per affrontare bene quella partita. La Roma ovviamente arriverà qui per fare risultato, perché comunque dal punto di vista dei risultati è in calo decisamente. Sta recuperando, ha recuperato praticamente Salah. Vedremo se giocherà contro il Napoli, quindi già è un nemico in più da dover tenere d'occhio, però penso che il Napoli, nonostante sia comunque una partita sentita per tutta una serie di motivi, darà davvero un segnale in più, come poi d'altronde nelle ultime partite contro la Roma sta facendo. Saverio, da te un giudizio tecnico sulla partita, però anche un riferimento breve a quello di cui abbiamo parlato anche col sindaco, cioè questa è una partita in cui è importante anche il rapporto tra i tifosi. Non ci sarà lo scontro tra i tifosi, perché credo che quelli della Roma non verranno, però comunque è una partita che evoca il ricordo di Ciro Esposito, lo ha ricordato il sindaco, mi fa piacere anche da te un breve ricordo, e poi voglio sapere anche da te come vedi questa partita dal punto di vista tecnico. Insomma. No, un ricordo al compianto Ciro Esposito va credo da parte di tutti quanti noi per le circostanze tragiche in cui è avvenuto l'episodio. Detto ciò, un saluto alla famiglia, alla signora Antonella, a tutti i suoi familiari. Credo che il Napoli ha il dovere di portare a casa una vittoria importante per se stesso, ma soprattutto per i tifosi, per la città, per la famiglia Esposito, perché la morte di Ciro non rimanga impunita. Ecco, una vittoria del Napoli sarebbe un giusto suggello a questa annata calcistica straordinaria del Napoli, e a far sì che le feste natalizie le possiamo veramente trascorrere nel migliore dei modi, anche perché sarebbe un continuo di vittorie contro grandi squadre. Il Napoli non ne ha sbagliata una fino adesso, ecco, per cui io sono fiducioso che domenica sera assisteremo all'ennesima grande prova del nostro amato Napoli. Massimo, una reazione da parte del Napoli? Il pubblico naturalmente sosterrà la squadra indipendentemente da quello che è successo a Bologna. Il Napoli invece come reagirà dopo la battuta del resto del Dallara? Naturalmente sarà il pienone, vero? Sapevo, sì, mi dà la conferma, ma i biglietti sono introvabili. Vedo da sto telefonino che continua a vibrare, quindi cercano pure i biglietti durante la trasmissione.
Cioè, quello che ha detto il presidente Saverio è giustissimo, perché il Napoli deve vincere questa partita con un duplice significato. Un significato per quella brutta partita di Coppa Italia dove il Napoli è il povero Ciro ha perso la vita, ma soprattutto è una partita che può dare una svolta al campionato del Napoli, perché contro la Roma bisogna dare la svoltare e far comprendere che il Napoli può essere prima in classifica e bisogna farsi rispettare non solo in campo ma anche fuori dal campo. Noi, come dicono i tifosi del Napoli, siamo tutti figli del Vesuvio, e su questo voglio ringraziare anche, io mi faccio un po' di promozione su TLA venerdì, c'è una bellissima trasmissione prodotta da Catello Izzo, perché noi siamo figli del Vesuvio. I figli del Vesuvio, come spesso diceva anche l'amico Ferruccio, dobbiamo fare sempre qualcosa in più per ottenere, e noi sicuramente siamo pronti a salire su questo, diciamo, questa salita ripida, ma sicuramente ce la faremo. Dopo ogni salita c'è una discesa, quindi prima o poi la incontreremo la discesa, ci arriveremo. Ho letto un'intervista di Totti che mi è sembrata molto scientifica, nel senso che a Roma sono messi male, le cose vanno davvero male, tant'è vero che Totti ha ricordato quando era giovane, lui il suo idolo era Giannini, ha parlato di tutt'altro tranne che la partita. Questo vuol dire che la Roma ha dei seri problemi, e me lo ha confermato proprio Totti in questa intervista. Ci hanno fatto scendere in campo un giocatore che non sta giocando, che parlasse di altro e destasse l'attenzione su altre cose. Quindi questo mi lascia essere ottimista. Il Napoli deve giocare da Napoli. Deve avere pazienza, deve giocare come ha sempre giocato. Ribadisco, non credo che noi siamo stanchi e lo dimostreremo domenica alle 18. La crisi della Roma è palese, i tifosi sono in contestazione, si parla dell'esonero di García, quindi davvero arriva nel momento... Adriana, ti blocco perché siamo in conclusione, dobbiamo fare proprio rapidamente il sorteggio. A questo punto, visto che si vince, c'è la presenza femminile, lo si vince il biglietto per una partita, non so di quale partita. Mi assumo la responsabilità. Ricordo che in palio un biglietto per la partita Napoli-Roma offerto da Viaggio a Tempo Libero Napoli, che vi invito a seguirli sulla loro pagina Facebook, e loro si trovano in... un attimo, io non trovo l'indirizzo. Casoria, penso. Ok, si trovano... Voi andate a Casoria, chiedete. Sono conosciuti. Si trovano in via Detta Nuova Casoria 90, zona Capodichino in realtà. Il telefono è 081-584-5430 e invito Giovanni a contattarli perché è stato estratto come vincitore dell'ingresso gratuito a San Paolo per Napoli-Roma. Delia, prima di salutare gli ospiti, ricordiamo Cuore Azzurro, che è la rivista online dell'associazione. Invito a seguire anche voi la nostra pagina Facebook, abbiamo creato una pagina ufficiale da poco, quindi vi invito a seguirci, si chiama Exatime Zona Napoli ovviamente, e rilasciandoci il vostro indirizzo email potrete ricevere gratuitamente il nostro giornale online Cuore Azzurro, che è il giornale dell'associazione italiana Napoli Club. Quindi potete chiamarci anche qui in redazione o scriverci sulla nostra pagina Facebook per rilasciare la vostra email e ricevere gratuitamente Cuore Azzurro. Un rapido ringraziamento ai nostri ospiti. Ringrazio Adriana De Maio. Grazie. Ciao Adriana, grazie. Pasaletti, grazie come sempre. Padrone di casa Saverio. Massimo Sparnetti. Grazie a voi. Naturalmente voglio dire ai telespettatori, ragazzi, che dopo e Marco non faremo a botte. Non abbiamo... Anche se oggi qui abbiamo visto te messo hai messo la bella e la bestia. Anche perché non siamo noi a questo tipo di diatribe. Insomma, se non abbiamo fatto a botte fino ad ora, non lo faremo neanche ora alla soglia di 50 anni. Sicuramente non farò a botte. Fatemi salutare una piccola e giovanissima tifosa del Napoli che già dice abbasso Juve, forza Napoli, si chiama Anita, ci sta seguendo. Scusa, a questo punto dobbiamo salutare tutte le concette, perché mia mamma si chiama Immacolata, la Madonna. L'ultimo saluto lo faccio io a Gerardo Tucci dalla regia, che si sta sbracciando Gerardo, vediamo martedì prossimo. Vi invito a seguirci martedì prossimo, sempre alle 20:30 qui ad Exatime Zona Napoli, e seguiteci anche le nostre repliche in onda tra Telecapri Event e Telecapri Sport fra domani e dopodomani. Prima o poi ci trovate da qualche parte. Ciao, a martedì, a forza Napoli. Ora l'orge mo capisco perché cerca in un nuovo se va pisa chiudo frisco c'è rimasta solo io.